Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video, benvenuti se è il primo video che invece vedete sul mio canale. Ho deciso quest'anno di iniziare con questo video perché è un video che rappresenta proprio l'inizio. Se vi approcciate per la prima volta al mondo del bonsai, questo è il video che fa per voi ed è anche un po' il video che avrei voluto vedere quando ho iniziato ad approcciarmi più di 3 anni fa a questo hobby. Questo perché non sempre si riescono a trovare informazioni facilmente sul bonsai. Spesso si trovano informazioni magari contraddittorie, soprattutto per le persone che si approcciano per la prima volta c'è bisogno di informazioni chiari e semplici e quindi proverò con questo video a darvele il più possibile. Prima di iniziare vorrei farvi vedere quanto è bella questa felpa con il mio logo. Ho anche una maglia che vedrete in estate, penso. Bypassando questa parte, iniziamo un po' con quelli che forse sono i dubbi amletici che riguardano il bonsai, che il 90% delle persone a cui parlo del bonsai o che magari vengono a casa mia, guardano le mie piante, mi fanno subito questa domanda, che è: ma perché tieni tutte le tue piante fuori in giardino d'inverno? Non muoiono? Perché c'è questa concezione che il bonsai sia una pianta da interno, quindi una pianta da tenere in casa. Ma questo non è assolutamente vero. Allora, partiamo dal fatto che qualsiasi pianta non è una pianta da interno, cioè non esistono piante da interno. Le piante da interno spesso sono piante tropicali, che quindi qui da noi non possono vivere fuori d'inverno perché altrimenti muoiono con le temperature troppo basse e quindi le teniamo in casa. Però questo non vuol dire che debbano essere tenute in casa. I bonsai, che spesso vengono venduti come bonsai nei garden center, dall'IKEA, nei supermercati, sono piante che vengono innestate e vendute come tali. Perché sostanzialmente non c'è questa conoscenza del bonsai così approfondita dal consumatore medio e vengono acquistate come piante da interno per semplicemente una ragione di marketing, perché tutti abbiamo una casa, ma non tutti abbiamo un giardino o non tutti abbiamo comunque una terrazza, uno spazio esterno in cui tenere le nostre piante. Quindi le piante da interno vengono acquistate perché tanto le tieni in casa e le può acquistare chiunque. Questo purtroppo però non è vero per i bonsai, perché nella stragrande maggioranza dei casi il bonsai è una pianta da esterno, un pino, una quercia, un acero, tutte piante che vanno tenute rigorosamente fuori e non in casa, soprattutto d'inverno, devono prenderlo il freddo. È una questione assolutamente fisiologica della pianta, deve sentire il caldo in primavera, il caldo d'estate e il freddo d'inverno. Questo è un altro punto molto importante, il bonsai da interno io vi sconsiglio di comprarlo, soprattutto se siete all'inizio, perché rischiate che lo tenete in casa tutto l'anno, per un anno, per 2 anni, al terzo anno inizierà veramente a soffrire tanto perché non avrà modo di raccogliere abbastanza luce solare, di essere annaffiato come si deve perché tenendoli in casa non c'è ricambio di liquido, non c'è ricambio di aria, si formeranno funghi e robe varie e quindi alla fine sarà destinato a morire. E quindi io vi sconsiglio di comprare questo tipo di bonsai. Quindi iniziamo con i primi consigli, primo consiglio in assoluto che riguarda proprio la pianta in sé da acquistare. Allora, vi state approcciando al mondo del bonsai e non avete idea di che bonsai comprare. Non comprate quello di IKEA, ve lo ripeto. Evitate di comprare quel bonsai lì. Magari l'avete già comprato, vabbè, tenetevelo e compratevi una pianta diversa. Questo ve lo dico non per discriminare magari i ficus ginseng, le carmone, le piante del pepe, e le zelcove, eccetera. Anzi, le zelcove, che poi sono olmi cinesi, spesso sono anche buone come piante, non sono piante da interno, chiaramente, assolutamente non sono piante da interno. Secondo me la cosa migliore da fare è scegliere una pianta che sia una che si adatti bene al vostro clima, quindi dove vivete. Sostanzialmente, se vivete in montagna, prendetevi un pino, un faggio, un abete, una pianta che comunque sopporti bene il freddo e che vive alle vostre altitudini, quindi magari uscite di casa, vi fate una passeggiata, vedete, ah, c'è una betulla, questa è una pianta che potrei usare come bonsai, ah, c'è un faggio, questo potrei usarlo come bonsai. Viceversa, se vivete al sud, olivastri, querce da sughero, ginepri, cipressi, tutte piante che sopportano molto bene il sole, il caldo, anzi che lo amano e vivono molto meglio a quelle temperature. Quindi secondo me l'ideale,
la specie ideale per iniziare a far bonsai è una di queste che vive bene nel vostro clima. Io vi posso consigliare qualche specie che secondo me si adatta bene più o meno a qualsiasi clima e che vi dà sicuramente tante soddisfazioni, che è l'acero tridente. Questo sicuramente vi darà tante soddisfazioni, che voi abitiate in montagna, in pianura, centro Italia, sud Italia, nord Italia, va bene più o meno ovunque. E chiaramente non potete tenerlo a 45 gradi col sole diretto a mezzogiorno perché brucerà le foglie, però è una pianta molto resistente che comunque nel caso, anche se vi brucia tutte le foglie, ve le rifà. Cioè, è una pianta estremamente resistente, estremamente affascinante, perché è comunque un acero giapponese, ha dei bellissimi colori in primavera e in autunno, ed è una pianta che è facile da coltivare, quindi secondo me è veramente la scelta numero uno per chi deve iniziare a fare bonsai. Un'altra scelta molto valida secondo me può essere un olmo, un cipresso e un ginepro, però questi due sono conifere. Secondo me è meglio partire con una caducifoglia oppure una caducifoglia e una conifera. Così potete vedere parallelamente come lavorano le due piante, che poi sono le due grosse categorie di bonsai che ci sono. Altre piante molto valide, soprattutto se vivete al sud Italia, sono, come ho già detto, gli olivastri. Io quelli li consiglio proprio al 1000%. Sono piante bellissime, secondo me. Magari non vanno benissimo in montagna con le temperature troppo basse, però sono piante davvero resistenti, belle, sono sempre verdi e secondo me vengono fuori delle cose bellissime. Passiamo adesso alla scelta vera e propria della pianta. Allora, avete scelto la vostra specie, che è auspicabilmente una specie che cresce bene nel vostro clima, nella vostra città, nella vostra regione. Adesso dovete scegliere l'esemplare in sé. Il consiglio che vi do è cercate di evitare quelle piante troppo giovani, troppo piccole, troppo esili che vengono vendute nella stragrande maggioranza dei posti, spesso anche in vivai specializzati molto noti, ma a prezzi esorbitanti, senza alcun senso, vendute già in vaso bonsai, delle piantine grosse come un dito che non sono bonsai, ma probabilmente non li diventeranno neanche mai. Secondo me, uno che si approccia per la prima volta a quest'arte ha bisogno di vedere dei progressi velocemente e di vedere anche la propria pianta che migliora nel tempo, che si trasforma. In questo modo, questo hobby può diventare accattivante, può prenderti veramente e può darti tante soddisfazioni sicuramente. Quindi la pianta, secondo me, da scegliere è, diciamo, deve essere più grossa di un dito. Facciamo, sì, dai, grossa circa come due dita, mettiamola così. Sarà più difficile da ammazzare, poi soprattutto se scegliete olmi, aceri tridenti, olivastri. Questi qua, cioè, li dovete sparare per ammazzarli, probabilmente non li ammazzate comunque. Quindi, secondo me, sono piante molto valide. Quindi cercate una pianta che sia un po' grossa, soprattutto sul piede, sulla base, che è la parte più importante della pianta, e poi che abbia anche un minimo di movimento. Questo non è essenziale perché potete fare anche uno stile a retto formale, uno stile a scopa rovesciata. Secondo me la cosa fondamentale per la scelta della pianta è che sia leggermente grossa e che abbia una buona base. Tutto il resto, soprattutto se è una caducifoglia, si costruisce coi rami successivamente. Bene, passiamo adesso a parlare di un aspetto che secondo me è molto importante dell'ambito bonsaistico, ma che viene molto trascurato, secondo me, che è l'aspetto economico. Allora, il bonsai non è sicuramente un hobby economico, perché le piante, soprattutto quelle buone, costano e costano tanto. Come prima pianta vi consiglio di non partire da piante che costano centinaia di euro, quindi 300, 400, 600 euro, perché se vi approcciate per la prima volta a questo hobby e prendete una pianta del genere e disgraziatamente vi muore o comunque le fate dei danni, perdere centinaia di euro all'inizio, insomma, non è il massimo. Poi chiaramente al 99% delle persone non passa neanche per la testa di spendere queste centinaia di euro all'inizio per una pianta. Neanch'io le avrei spese all'inizio. Però vi consiglio anche di non comprare quelle piante che costano 10-20 euro, perché all'inizio rischiate di riempirvi di quelle piante lì, ne comprate una, dopo un mese ne comprate un'altra, dopo 2 mesi ne comprate un'altra, finite con di avere 5-6 piante da 10-20 euro l'una,
se le mettete insieme, vi balla un budget di circa 100 euro con il quale riuscireste invece a prendere una pianta che secondo me è molto più utile per voi per imparare a fare bonsai e vi darà anche molte più soddisfazioni. Questo è anche il motivo per il quale vi consiglio di comprare una pianta all'inizio. So che è difficile, soprattutto all'inizio avrete voglia di comprare tutte le piante che vedete, soprattutto dopo un po' che entrate nell'ottica vorrete comprare sempre più piante, sempre più specie diverse, però veramente all'inizio cercate di focalizzarvi su una pianta sola, sceglietela bene, comprate quella e focalizzatevi su quella. Quindi quello che vi consiglio all'inizio è cercate una pianta che sia dai 50 ai 150 euro. So che all'inizio magari spendere 100 euro per una pianta è difficile. Anche io all'inizio non me lo sarei mai sognato di spendere 200 euro per una pianta. Però secondo me se state sotto i 50 euro, cose veramente che valga la pena di comprare non si trovano. Però c'è anche da pensare che voi comprate una pianta magari per 100 euro. Una pianta grezza, sicuramente indietro nel proprio percorso bonsaistico, diciamo, e magari la tenete per 1 o 2 anni, iniziate a costruire un po' i rami, iniziate a portarla avanti e piano piano questa pianta diventerà sempre più matura e quindi magari un domani, quando la dovete vendere, magari riuscite a vendere anche a 200 euro, 250 euro. Quindi in un'ottica futura potreste anche guadagnare qualcosa poi dalle piante che lavorate. Quindi all'inizio, secondo me, tra i 50 e i 100 euro qualcosa di buono lo trovate, qualcosa che valga la pena coltivare e che vi possa insegnare anche ad entrare nel mondo del bonsai. Bene, passiamo adesso a un altro punto che secondo me è fondamentale per chi sta iniziando e che spesso mette in crisi, ha messo in crisi anche me all'inizio, non avevo idea di dove andare a comprarli, che è appunto dove comprare questi bonsai. Allora, abbiamo capito fino adesso dove non comprarli, non fatemelo ripetere, altrimenti qua IKEA mi fa causa per diffamazione, però dove comprarli resta sempre un po' un'incognita. Allora, ci sono tanti vivai specializzati sparsi un po' in giro per l'Italia. Io ho fatto un video riguardo un vivaio bonsai che si trova a Sant'Arcangelo di Romagna. Quello secondo me è validissimo come posto, però so che magari non è facilmente raggiungibile e spesso non si hanno questi vivai vicino a casa. E bisogna ricorrere magari a siti web online o a gruppi Facebook. Allora, io mi sento di consigliarvi qualche gruppo Facebook nel quale anch'io ho comprato qualche pianta e secondo me sono abbastanza validi, ci sono dei venditori onesti, spesso poi i venditori sono proprietari di vivai che magari hanno il vivaio, non lo so, a Reggio Calabria e vogliono spedire una pianta in Trentino, chiaramente l'unico modo di farlo è via corriere e quindi vi spediranno le piante direttamente a casa. Spesso i servizi di spedizione sono anche molto ben fatti, la pianta arriva senza problemi, questo ve lo dico per esperienza, proprio perché le ho comprate anch'io. I gruppi in questione sono vendita e scambio bonsai, scambio e vendita bonsai, scambio e cedo bonsai, insomma si chiamano tutti un po' così. Poi c'è Aste Bonsai, che è un gruppo in cui proprio vengono delle aste, quindi voi potete partecipare all'asta e il vincitore dell'asta si aggiudica il bonsai sostanzialmente. Vari altri gruppi, insomma, se cercate un po' i nomi poi sono quelli, in qualche modo li trovate. Come siti web online che mi sento di consigliarvi invece ci sono Bonsai Plaza e anche Satsuki Bonsai. Sono due siti secondo me molto validi che vendono dei bellissimi bonsai. I prezzi sui siti online sono chiaramente abbastanza alti. Quindi forse col budget di un neofita non riuscite a prendere un pezzo che valga la pena di comprare. Soprattutto con i costi di spedizione che talvolta sono veramente alti. Un'altra opzione che mi sento di darvi per un doppio motivo è di andare ad Arco Bonsai quando ci sarà. Quest'anno ci sarà a maggio, mi sembra. È veramente una manifestazione stupenda. Nel caso guardate anche il mio video che ho fatto a riguardo l'anno scorso, perché in questo modo potrete vedere tantissime piante diverse, iniziare a farvi un po' l'occhio e potete vedere sia la mostra, sia tutti i bonsai che vengono venduti e lì potete trovare tantissimi stand, tantissime specie di bonsai e quindi lì sicuramente troverete qualcosa di accessibile al vostro prezzo, un pezzo magari grezzo che abbia comunque delle buone caratteristiche e che vi possa insegnare ad iniziare a far bonsai. Un altro modo per acquisire delle piante che comunque siano già bonsaisticamente un minimo interessanti
è cercare tra i bonsaisti. Quindi contattate magari un amico di amico che fa bonsai e magari ha qualche pianta da vendere, magari qualche pianta raccolta, che quindi magari non ha dei prezzi esorbitanti. A me è capitato, ad esempio, di conoscere per caso un bonsaista del mio paese, anzi, dove vivo io ci saranno boh, 10.000 abitanti. Trovare un altro bonsaista è stato un miracolo. Però l'ho trovato, lui doveva traslocare, cambiare casa, aveva dei bonsai da dar via e alla fine uno gliel'ho comprato, due me li ha regalati. Quindi, insomma, anche questo è un modo, secondo me, soprattutto all'inizio, comodissimo per acquisire delle piante, fare esperienza e imparare. Bene, allora avete seguito i miei consigli, avete comprato una pianta che ha le caratteristiche che abbiamo detto prima. Ora vi servono degli attrezzi. A me vengono in mente 3-4 attrezzi che sicuramente vi serviranno. Allora, i primi chiaramente sono le forbici. Le forbici bonsai si trovano di diverse forme, dimensioni, qualità, materiale e soprattutto prezzo. Potete trovare forbici da 20 fino a 100-200 euro anche, quindi la cosa che vi consiglio, se siete all'inizio, non comprate forbici da 50-100 euro, non ve ne fate niente, usate quei soldi per comprarvi piuttosto una pianta che costi un po' di più e che quindi sia di qualità un po' maggiore. All'inizio risparmiate sugli strumenti, non c'è problema, tanto le forbici servono a tagliare, anche le forbici da cucina tagliano. Non è quello l'importante quando siete all'inizio. Secondo me la cosa principale è la pianta. Quindi vi comprate la pianta e vi comprate un paio di forbici che siano forbici, magari che usate solo per far bonsai. Compratevi un paio di forbici che sia buono, che tagli bene, quantomeno. Poi, se dopo vorrete investire su strumenti di qualità, per carità, dopo potrete farlo. Però se vi approcciate per la prima volta, secondo me è una spesa inutile. Il secondo strumento che vi servirà sicuramente e che magari costerà un po' di più rispetto delle forbici sono le tronchesi. Le tronchesi, che siano concave o sferiche, vi consiglio una di queste due, o concave o sferiche, perché vi permettono di rifinire bene il taglio di rami magari un po' più grossi e sono estremamente utili. Queste qui, anche queste, vanno dai 20 ai 100-200 euro. Anche lì comprate le più economiche, magari non quelle proprio che si distruggono dopo 2 mesi di utilizzo, ma secondo me riuscite a trovarne tranquillamente sui 30 euro che siano anche di qualità abbastanza buona. Terzo strumento, che poi si collega al quarto, che vi servirà sicuramente, sono le forbici tagliafilo, che si collegano chiaramente col filo. E le forbici tagliafilo servono a tagliare il filo. Anche qua non compra si trovano dei bellissimi kit su Amazon, filo e tronchesine tagliafilo. A 15 euro mi sembra, io le ho comprate. Sono delle tronchesine grandi così che tagliano il filo. Io le ho comprate 3 anni fa quando ho iniziato a fare bonsai, mi funzionano ancora. Io tengo quelle. Cioè, quelle lì me le andate gratis assieme al filo, per dire. Sono delle tronchesine che fanno schifo, cioè si vede, fanno veramente schifo. Però tagliano il filo. Quindi finché mi tagliano il filo, io me le tengo. Il filo è una cosa che vi servirà sicuramente nel vostro percorso bonsaistico, quindi vi consiglio di acquistarlo, magari di diverse misure, non prendete filo grosso, enorme, perché all'inizio non vi servirà, ma prima di applicarlo alla pianta vi consiglio di studiare magari da libri, video su YouTube, tutorial, corsi, bonsai club, ovunque vogliate, di informarvi bene al riguardo e di mettere il filo solo dopo che avete studiato un po' sia l'estetica sia come applicare bene il filo e come fare i lavori sulle piante. Il vaso invece non vi servirà. Quella è una cosa di cui vi potete tranquillamente dimenticare, soprattutto all'inizio. E se acquistate una pianta che è già in vaso bonsai e avete speso dai 50 ai 150 euro, potete stare tranquilli, togliete il vaso bonsai, mettetelo in un vaso da coltivazione normale, in una ciotola tonda, di quelle normalissime che si trovano nei vivai, e utilizzate quella, perché il vaso bonsai vi va a costringere la pianta a stare in uno spazio troppo piccolo e per essere coltivata, per essere costruita, non va assolutamente bene. La questione vaso si collega con una questione importantissima, secondo me, all'interno del mondo del bonsai, che è il substrato.
Il substrato è un argomento veramente ampissimo. Io ho fatto un video a riguardo in cui analizzo i diversi substrati più comunemente trovati che si usano per il bonsai, quindi nel caso andate a vedere quello, però all'inizio vi consiglio di usare un substrato granulare. Anche lì, se volete sapere di cosa parlo esattamente, andate a vedere quel video perché parlarne in un capitolo di un video dei substrati è estremamente riduttivo. C'è veramente da parlare tantissimo, quindi davvero questo è un video che vi consiglio di vedere nel caso. L'unica cosa che vi posso dire è dimenticatevi della torba, dimenticatevi del 100% di terriccio universale, perché al 90% delle volte non è la scelta ideale per i vostri bonsai, vi porterà solo ad avere marciumi radicali, problemi di ristagni idrici, non è il massimo per il vostro bonsai. Bene, passiamo adesso ad un punto secondo me importantissimo che è dove imparare a fare bonsai. Allora, secondo me da questo video e in generale su YouTube non imparerete mai veramente a fare bonsai. E questo lo dico anche contro il mio interesse perché chiaramente potrei dirvi iscrivetevi al mio canale, seguite tutti i miei video, guardateveli tutti e imparerete sicuramente a fare bonsai. Però non è così. E è davvero limitato YouTube per riuscire a impararle tutte. Quindi sicuramente bisogna guardare anche altrove. Questo senza nulla togliere anche a quei canali magari portati avanti da maestri bonsai, che in questo caso sono molto validi secondo me. Ho imparato molte cose grazie a queste persone e sono davvero contento che abbiano aperto un canale e che abbiano condiviso queste informazioni con tutti. Perché spesso magari una persona non ha il tempo, non ha magari anche i soldi, non ha la voglia di iscriversi a un club o iscriversi a un corso di bonsai. Immaginatevi, io ho iniziato a fare bonsai quando è iniziato il Covid per la prima volta, non si poteva uscire di casa, quindi io ho imparato all'inizio semplicemente guardando video su YouTube, che per fortuna già c'erano un po' di video che spiegavano circa come fare. Però spesso erano video già un po' avanzati, magari parlavano di cose che non capivo e quindi non riuscivo bene a entrare subito nell'ottica del bonsai, della coltivazione. Anche banalmente dei substrati, dell'acqua, dell'annaffiatura di queste piante, di come funzionava bene. Quindi all'inizio YouTube è stata, diciamo, la mia ancora di salvezza. E quindi magari questi canali offrono comunque un po' di informazioni che vi permetteranno comunque di portare avanti questo hobby in maniera hobbistica, chiaramente. Quello che vi consiglio assolutamente è magari di leggere qualche libro. Io qua ne ho uno che è L'arte del bonsai. Questo qui è stato il primo libro che mi è stato regalato che riguarda il bonsai. È un libro commerciale, quindi si trova abbastanza facilmente, secondo me, in libreria su Amazon. Vi lascio anche il link Amazon magari qua in descrizione dove potete trovare questo libro. Secondo me è molto valido perché spiega sia concetti estetici, sia concetti filosofici, sia concetti poi pratici che riguardano l'arte del bonsai. Ci sono poi tantissimi altri libri, magari se li trovo ve li metto sempre qui in descrizione nei link Amazon sotto al video, che sono i libri di tecniche bonsai. Però vi dico, sono libri che sto cercando anch'io di comprare e non li trovo perché sono libri che non so, non si trovano e se si trovano sono a prezzi veramente esorbitanti. Quindi se riuscite ad averli sotto mano, prendeteli perché sicuramente sapranno darvi tante dritte. Un altro metodo efficace per imparare a fare bonsai è sicuramente quello di iscrivervi a un club, soprattutto se siete proprio all'inizio. Farvi seguire da un maestro o comunque da una persona competente che vi possa insegnare almeno le tecniche di base, quindi coltivazione, messa del filo, piegature, potature, rinvasi e cose del genere. Dopodiché, sicuramente una cosa che vi servirà molto e che vi insegnerà molto, che a me ha insegnato molto, è la pratica. Provate, fate potature, fate rinvasi. Con calma, provate a mettere il filo e piano piano affinerete sempre meglio queste tecniche e imparerete poi, proprio mettendo mano ai vostri materiali, come arrivare a fare bonsai veramente. Bene, spero che questo video vi sia servito e vi possa servire anche per iniziare
il vostro percorso bonsaistico. È un mondo sicuramente molto affascinante, ci sono tantissime cose da sapere, tantissime cose da scoprire, quindi secondo me vale la pena entrare in questo mondo. Quindi come sempre, grazie a tutti per aver guardato questo video, noi come sempre ci vediamo nel prossimo, lasciate un mi piace, condividete, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!